Ricominciamo. Questo vorrebbe essere il tema di questo video. Perché capita di sentire questa frase. Facciamo un punto zero e ripartiamo, perché altrimenti se stiamo a discutere su quello che è stato, non si va mai avanti e non ne usciamo. Spesso questo succede quando ci sono stati nel passato dei rapporti critici, dei dissapori, oppure delle disuguaglianze, oppure delle mancanze. Cioè qualcuno rimprovera, e succedono spesso all'interno di rapporti familiari, per esempio, tra fratelli e sorelle, tra fidanzati, madri e figli, padri e figli, insomma. No, c'è un passato, c'è qualcuno che ha, diciamo, che si è comportato male, che ha delle colpe verso l'altro, oppure non ha delle colpe, ma insomma ha fatto delle cose che l'altro non ha gradito. Ci sono stati dei dissapori che non si sono mai chiariti e ognuno si tiene dentro i suoi rancori, no? Perché si formano delle situazioni rancorose. Pensiamo per esempio all'eredità, a cose, oppure a rancori che si creano tra fidanzati, no? Gelosie non manifestate, non chiaramente dette. Spesso c'è la difficoltà di comunicare. E a volte questa difficoltà di comunicare avviene perché qualcuno non è capace, non vuol mettersi in gioco, non è capace di dire quello che ha dentro e che lo turba. Altre volte invece c'è chi non è capace o non vuole ascoltare. Perché ascoltare vorrebbe metterlo in discussione, vorrebbe metterlo in crisi, verrebbero fuori delle cose a cui lui non vuol pensare, che non vuol giustificare, che ha rimosso in qualche modo. Quindi difficoltà di parlare, difficoltà di ascoltare. E allora, e questo succede spesso dalla parte di chi, diciamo così, nel passato ha delle cose che dovrebbe in qualche modo giustificare, insomma, che lo mettono, ha commesso delle mancanze. Si sente dire, resettiamo, facciamo un punto zero, ripartiamo. È inutile rivangare il passato non importa, andiamo avanti. Andare avanti è importante, bisogna guardare avanti. Soprattutto poi quando ci sono situazioni, accennavo prima, situazioni familiari tra fidanzati, no? Ripartiamo come se niente fosse successo. Ma se queste cose, se questi dissapori, queste incomprensioni, queste ingiustizie, questi rancori, in qualche modo non vengono verbalizzati, non vengono tirati fuori, non si discute, non si ritorna anche sulle proprie colpe, non si chiede scusa quando ci sono delle cose, oppure non si ammette delle cose che si sono, per esempio, ricevute, no? Si fa finta che non sia successo niente, che quella cosa non sia stata, che quelle cose non ci siano state. Allora, quanto è possibile ricominciare? Insomma, che probabilità ci sono di ricominciare in maniera costruttiva? Di fare un punto zero, di ripartire, quindi ripartire con un certo successo, di inseguire una certa meta. Se ci portiamo dietro un passato che non è stato chiarito, che non è stato approfondito, è possibile farlo secondo voi? Oppure non è necessario prima comunque discutere e risolvere quei nodi che spesso ci sono nei rapporti, insomma, che succedono, sono delle cose normali, ma bisogna ritornare su quei nodi e nonostante che costi fatica, sforzo,
anche dolore qualche volta, e si sciolgano prima quei nodi per poter poi costruire una linea, diciamo un punto zero, un piano su cui appoggiare il nuovo edificio, insomma, quelle cose che si vogliono fare, quel futuro. Pensiamo a una coppia, insomma, no? Che vuole, dopo un momento di crisi, vuole ricominciare il rapporto senza voler riandare a quello che è successo in passato, senza volerlo mettere in discussione, senza stabilire e senza ripercorrere quel cammino faticoso, no? Che li ha portati a star male, a non trovarsi più insieme, insomma, no? Mantenendo questo rimosso. È possibile fare un nuovo percorso che abbia un maggiore successo, che abbia delle prospettive, insomma. O non ci si troverà invece di nuovo, sempre nei soliti punti? Questa è la domanda, insomma. Ha senso ricominciare senza tener conto della storia pregressa, la storia di quanto influisce su quello che siamo, ma non tanto sul presente, ma anche sulle prospettive di futuro, insomma. Quanto siamo condizionati da quello che abbiamo subito, oppure dai sensi di colpa che ci portiamo dentro quando vogliamo andare avanti. E quanto, se non facciamo questa operazione, insomma, no? Bleffiamo. Cioè, quanto ci illudiamo della nuova prospettiva, sapendo che non è possibile una nuova prospettiva finché non abbiamo chiarito quello che c'è dentro. Io non sono cristiano, non sono praticante, però mi viene da pensare alla confessione, no? Il fatto che ci sia un ascolto, no? Che comunque per ritrovare una pace con Dio, in qualche modo, sia necessario ripercorrere un passato, magari recente, per alcuni molto remoto, e dirlo, dichiararlo, ammetterlo, testimoniarlo a un altro. E quindi soltanto in quel momento si ritorna in una prospettiva di grazia, in qualche modo. Però questo discorso del reset lo si sente fare spesso, e a volte si ha la sensazione che sia un po' una scappatoia, no? Voglio dire, un debitore avrebbe tutto l'interesse a resettare i propri debiti e a ripartire da capo. Se lo si facesse, non so cosa succederebbe dell'economia così come concepita adesso, insomma, no? Pensiamo a uno che va in banca, dopo avere chiesto prestiti, mutui, così via, insomma, non averli pagato, e dice alla banca: resettiamo tutto, il passato non esiste più, bisogna andare avanti, guardare avanti, prestami degli altri soldi. Che ne dite?